bentornati sul canale. E se vi dicessi che è possibile fare una torta senza farina, senza uova, senza cacao, senza cioccolato, senza burro, insomma senza niente, con soli due ingredienti, voi mi credereste? Quando ho visto questa ricetta su YouTube per la prima volta mi sono meravigliata di quanto fosse soffice e incredibile questa torta, così ho deciso di prepararla insieme a voi, con soli due ingredienti. Prendete dei biscotti, quelli che preferite, 350 g e 370 g di latte o acqua se siete intolleranti. Mettete i biscotti all'interno di un mixer e tritateli tutti quanti. A questo punto aggiungete il latte o l'acqua, a poco mescolando bene affinché tutti i biscotti si possano sciogliere. Opzionale, potete aggiungere due cucchiaini di lievito o di bicarbonato di sodio per far sì che la torta si alzi un pochettino in cottura. Adesso, se avete una vaporiera, potete mettere la tortiera nella sua apposita vaporiera oppure cuocere in forno. Se la tortiera è piccola è molto meglio, perché così la torta risulterà più alta. 180 gradi per 20-25 minuti, forno statico. La mia era molto larga, quindi come potete vedere è un po' bassa, ma vi assicuro che è sofficissima. La fate raffreddare, dopodiché la decorate a piacere. Io ho preferito metterci della Nutella, oppure potete metterci anche del cioccolato fuso o della panna. E guardate quanto è soffice, giuro, sembra una torta comprata, è soffice come una merendina. È una torta davvero divertente da fare, specialmente se avete dei bambini a casa, quindi provatela e fatemi sapere. Potete utilizzare anche altre tipologie di biscotti, non è essenziale utilizzare quelle a cacao. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, condividete il video e fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commenti. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!